Oggi, giorno 20 aprile 2017, siamo arrivati all'ottava puntata del programma Bicanto, Becunto e Berracconto. È una bellissima esperienza che stiamo vivendo tutti e speriamo di farla vivere anche a voi, come sembra. Come sempre, iniziamo con un bellissimo brano che ha composto il maestro Enzo Trigili dal titolo Povera Vicciarena. Questo brano Enzo l'ha composto capita di andare ogni tanto ai ricoveri vedendo una vecchietta che poi appena finirà inizierò con Povera Vicciarena, una poesia scritta pure da lui, per cui abbiamo questo brano musicale e subito dopo la poesia Povera Vicciarena che è il testo della poesia sempre scritta da Enzo, musica e poesia. A voi intanto la musica di Enzo, Povera Vicciarena. Grazie Enzo di questa bellissima melodia. E questa è l'ispirazione musicale di Enzo. Ora vi faccio sentire l'ispirazione poetica, perché come ho già annunciato prima, questo stesso brano è stato fatto a poesia. Povera Vicciarena. Povera Vicciarena, con l'uocci piccirini. Quando me l'abbrazzai tremava tutta. Povera Vicciarena. Vistene mia, un suo figlio, che non mi ria da tanto, tanto, troppo tempo. Per nome lo chiamavo, e io ci rispondio, come se fosse la vita che rida nascio. Povera Vicciarena, paria una lumacheta, che lo guscio niscio, ci ritornavo sorriso, ci vinnono le forze, appena ci allesciavo da un momento. E io mi trasformai, figlio so, addiventai. Senza che me ne accorgisse, mamma, mamma, la chiamai. Oh. Ah, mi cantava
la ninna nanna di lo figlio so. Porti mamma a casa, ca non ci voglio aggiustare. Rarmi solo un tempo per mi preparare. Non sappi che cerire. Come ripeto, arrestai. Per dire ancora una volta la vita sua. Forte, forte me l'abbracciai. Poi, come un ladro, scappai. Per notte e notte la voce sua mi sonnai. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ma dove sia con la ninna nanna di lo vero figlio so. E questa è a dir poco una stupenda poesia di Enzo. Grazie anche per questo dono, Enzo. Oh, dopo questa poesia, come sempre facciamo negli spettacoli, passiamo a una comica. Parliamo del dialetto. E d'altronde questa nostra trasmissione è tutta dialettale. Per meglio dire, un dialetto rausano. E per questa poesia mi faccio collaborare, come sempre, dalla bravissima Marinella Tummeno. A voi, Marinella. Ciao Marinella. Buonasera a tutti, ciao. Grazie Mario. Di essere sempre presente. Quindi, oggi parliamo di dialetto. Cerchiamo di non scordare. Questo è il nostro scopo. Se non riusciamo a convincere una persona o a farci ricordare cose che non ricordano più, già siamo felici. A voi un dialetto di Salvatore Paolino, un poeta molto bravo di Modica. Un dialetto, compare, è un'altra cosa a tenere la parlata italiana di la gente che nasce in ogni città o continente. Perché fa pigliare alla parola un'altra piega e un significato sciano rispetto a come lo intendiamo noi, che parliamo solo un dialetto siciliano. E se Berigiono pensata figlio di Buttana, subito besavate a musconaso e mentite mano a Cotiero o a Lopara. O continentale a mece, che parla italiano, anche se ci dice questa espressione dialettale, ci fa sopra una risata, perché capisce che la fisa non è rivolta alla sua persona, ma è suo padre che pigliano per Cristo, mentre io è un figlio che ha sfortuna, la vira per madre, biezzo di Buttana. Non saccio se mai ho spiegato buono, eh? Sentite allora che facciamo, compariedo. Incominciamo a parlare anche noi italiano e lasciamo stare rire piere piere calupara. Però ne portiamo presso un semplice cotiedo, in caso che incontrassimo un paesano che parla solo un dialetto siciliano. Grazie Maranello, grazie della tua bravura. Passiamo alla terza poesia, questo primo lotto di poesie è una poesia della poetessa ragusana Cettina Rollo. Parliamo la cura traonara. Se penso che voglio come voglio a qualcuno ci regiamo, specialmente giovane, che ha cura traonara, ci pare che qualcosa che si mangia. Potrebbe pensare qualcosa che si mangia. A me questa cura traonara era un diluvio universale che si tirava tutte cose e quando veniva c'era da tremare perché si portava magari a casa a piezzo. Ecco cos'è a cura giovanare. Vento, vento maleritto che mi scuote le forte, che mi stocchi l'osso e orazza, mi tira pammine e sazia tutti i capiti. Vedi madre che paraviglia sta veriendo, no cielo che si avvicina, ma giuzza mia, cura giovanare è. Ah, pazza catarrezzuole, cossa fura d'acqua, ma che conviene? Che danno vuoi fare a mamma terra, preziosa all'occhi miei? Ma vuoi fare a terra mia, ma vuoi fare? Tu, storta che corre, corre,
povadune, pagiana, carrozziano un socco giove, currio, ronculione, burbuttiano senza temore di Dio. Oh, ciomara lorda, nivere e udente, camiete morte e ruina, scanto e sconforto. Ma onne vai? Onne vai? Onne che ti addormisci? Ah, cura Giaunara, fermate, fermate per carità, fermate. Fermela tu, signoruzzo Bedo, fermela tu. E dopo quest'altra poesia di una certa intensità, passiamo a un'altra poesia comica. E richiamo a Marinella, ci faccio fare ossetta e assusa, assusa e assetta. Marinella, questa poesia è di una poetessa modicana, Franca Cavallo, ed è molto, molto attuale, perché parliamo di telefonine, smartphone, internet, e vedete, oggi l'abbiamo tutte, di tutto e di più. Vedete che cosa vuole dire questa poesia. Ristacqua non ne vivo. Questo è il titolo della poesia di Franca Cavallo. Cula vi a dire, morte imbriaca, che via con macchia così da internet. Ma che sogno pazza, che carriera anaga. A ciò passo urate, sane in catalesse. Anche io mi scordai che è una passata. Vota, ira, a testa, là, io sempre da. Navico, chatto, parro, scipetio. Ma come? Ma era così mi finio. È vero che andava vita, ora ci grido. Nudo può dire, ristacqua, non ne vivo. Questa, grazie Manella, molto significativa perché cioè, ci potevamo ingagliare tutti, come effettivamente ci ingagliamo tutti. È arrivato il momento del grande Pippo Cerruto, amico e maestro, che suonerà un suo brano, come sempre, di sua composizione, dal titolo Tanco Rausano. Se volete potete ballare pure a casa, preparatevi che stiamo cominciando. We'll be right back.
Arrivati a questo punto della trasmissione, abbiamo come sempre il momento tanto atteso da tutti i telespettatori, il momento del grande Ciccio Schembare che ci delizierà stasera in tre racconti di Giofà. Giofà e Marengheroro. O seguito di Giofà e o compare che è il proseguio di quello che aveva raccontato poco tempo fa, e Giofà e o Massaro. Viene Ciccio che scambiamo due parole. Allora, Cicciuzzo, come mai tutto sto Giofà Riprendiamo stasera? Giofà. No, no, ripetiamo, tutto sto Giofà. Riprendiamo Riprendiamo, scusate. Giofà perché abbiamo avuto dei telespettatori che hanno gradito molto Giofà e ricorda, lo riprendiamo e ce ne mettiamo qualcun altro. Quindi è una richiesta, diciamo. Sì, è stata una richiesta e accontentiamo. Perché Giofà su che stasera, Stasera uno su Giofà. io, uno su tu e uno a cui facciamo fare. Va E bene, stasera è un Giofà va particolare, bene. A voi eh? il Sì, grande sì. Ciccio Schembri. Ecco qua, buonasera. Allora, il primo è Giofà e Marengheroro. Giofà era picciottino ancora. E allora, una mattina, sua madre, per lo romienzo, dice, Giofà, era a caccia, adesso i viettoli, lo sapete che sono i viettoli, che è la besaccia, no? Dice, vattene, Giofà, coglie quattro lassane che poi li porta a casa che ne mangiamo. E io fa partito. Partito, cammina, se ne è un campagna, se ne è. Poi, ad un certo punto, era della campagna, non c'era nulla, c'era anche un'altura, c'era una specie. No, ma mischia, ci viene, capo, dai, ho un picciottino, devo fare il suo bisogno, devo fare la pipì. E allora, vedete che non c'era nulla, c'era tutta questa timba, e si mise a fare la pipì. E la pipì, da timba, che non c'era terra, quindi scorria. E allora scorria io nel capanno, da banna, e allora io ho cominciato a fare, tu furiacci in capanna, tu furiacci da banna, tu vaccino sopra, tu vaccino sotto. E io si arrecava, si andava a giocare. Cosa che avrà fatto a tutti, anche se non siamo giù fa. Comunque io si andava a tu furiacci in capanna, tu furiacci da banna, e tu vaccino sopra, tu vaccino sotto. Piglia quando vite, piglia, e mette risulta, ruca, corriamo, ricorsa. Dice, non che su, boh. Insomma, finivo di fare, che dovevo fare, e scendi. Scendi, e insomma, chi era? Che sta timba era il di sopra di una grotta. E già si è in già rotta, e trovavo zacco, gino, rimarengheroro. Cacchini erano rullati, capiscini, sai, erano raccogliuto da per spartire i soldi. Appena dissero che non si fornì a cabana, tu fornisci la cabana, si scandarono, i carabinieri sono e scapparono. E lasciarono i Marengheroro. E io fa, tanto amoroso, senza che fece, mi diceva i Marengheroro e si presenta i vietola. Poi, sa, pensavo, che fece, c'erano poche ruette, quelle spine, i tagliavo e si mise sopra, quindi i Marengheroro sotto e le spine sopra. Si mise i vettoli dalla spada e cominciava a tornare a casa. Cammina, cammina, mentre che camminava, incontrava la gente tutta. Oh, Dio fa, che porta! E ci toccate e berite. Io toccavano, si fuggivano, ci portavano sempre Dio fa, che ci mette le spine in delle cose. E io camminavo. E tutto, usa com'è? Dice, Dio fa, che porta! E ci toccate e berite. Io toccavo le spine. Oh, Dio fa, sempre Dio fa, sì, e Dio fa, è stato. Alla fine, e così hanno riscosso, arrivava a casa. Arrivava a casa, appena arrivava, sua madre, l'ufficio già, si rinno, mano a mano, sua madre, dice, ma che ti può portare le spine? Dice, no, no, sua madre, getto. Vite, e sotto le spine c'erano i Marengheroro. Allora subito, chiuso i botti, chiuso. Dice, va bene, tu figlio mio, ho cuccato. Bravo, fascista, bravo, figlio mio, ho cuccato. E ho fatto cuccare. E dove cavo queste marenghe in terra, erano assai, dice, ma ieri, quando sono? Dice, ora, ma a misurare, come a misurare? Come a misurare? Mischia, non via, se misurano come un nio, no? Che non può misurare un frumento. E io, non via, e se ne andava con Mario. Dice, con Mario, che famo, questa tua, un nio, quando a misurare, che ce ne dice, che era marenghe loro. Ai, dai, c'è i canetti a misurare. Ah, con Mario ci ho reso, però ci venne un suo aspetto. Dice, chi sta già sa che sa misurare? E che fece? Sotto andò al forno, prima era l'arancino, andò al forno roba cosa, e ci mise un poco di mele, andò al forno roba mondio, e ci ho reso. Chi la misurava i Marengheroro, finivo di misurare e ci restavo io, o mondio, e ci restava un pizzicato di Marengheroro andò a mele.
Ah, comare, come questa sta Marengarora? Dice, ma chi è? Dice, Marengarora, Ambosorato. E allora, comare, ho resto all'altra comare, l'altra comare, ho resto all'altra comare, l'altra comare, ho resto all'altra comare. Insomma, andiamo a finire la notizia al ruolo dei carabinieri. E carabinieri al ruolo. Ora, mentre suo madre, che fece? Dopo che gli ho fatto, fece cuccare, che fece? Sentì un suo balcone, che c'era la finestra, io da stanza unito con me, c'era la finestra, e cominciavo a abbiare roba a cuore, passolina e passolona. E tu fa vedere, tagliavo la finestra, e per io che giovevano, queste passoline. Ma, dice, stanno giovendo passolina e passolona, dice, sei figlio mio, stanno giovendo passolina e passolona, addormiscite figlio mio, ma stanno giovendo passolina e passolona, sei figlio mio, addormiscite passolina e passolona, e si addormisce. Basta. Ripetiamo, la notizia dopo una parola, si è passata a ruolo fino ai carabinieri. I carabinieri se ne erano a casa di Giuffà, c'era suo maggio. Dice, signora, qua noi abbiamo avuto la notizia che lei, che Giuffà, Giuffà, Marengarora, ma io dice, ma caro Dio, dice che non ho disonorato figlio mio, è una croce sto figlio che c'è, non travaglia, non fa niente, fa quello Marengarora, dice, ma caro Dio. Dice, no, signora, noi abbiamo avuto la notizia, l'informazione, dobbiamo fare qua una visita. Cioè, siete, mi schiena, che l'aveva mucciato buone i Marengarora. Dice, vogliamo interrogare a Giuffà. Giuffà, si arroga Dio. Dice, Giuffà, tu l'altro giorno buttaste qua a casa i Marengarora. Sì, buttai i Marengarora. Sì. E dice, quando fu? Ci fu, sapete esattamente, fu io quando giovierro passolino e passolone. Sua madre dice, volete dice, che quello Marengarora dice passolino e passolone, volete che passolone era figlio che c'hai? E i carabinieri si convincevano, dice che sto mischietto, dice che c'è uno passolino e passolone. E così, sua madre si tenne i Marengarora e ci finì un bar. Chi stava proprio conto? Quei Marengarora. Poi disse che riprendevamo, riprendeva un conto ro compare. Voi ricordate che gli ho fatto con compare c'è per stata a cavurare, la prima volta ci disse che ci portava a cavurare con una pignatera, che ci disse che a cavurare è affigliato e che non sa pigliato. Poi la seconda volta ci disse che invece a cavurare è morto e quindi. E ognuno ci aveva dato ragione a gli ho fatto. Ci hai dato ragione perché ognuno ci disse, lei ci ha prestato prima volta a lavorare, ci disse che è trattare come una moglie, che non ci disse che a lavorare è figliato e lei si pigliava a lavorare con la pignatena. Ora, che non ci disse che a lavorare morio come una persona, perciò lei ora sa sugare che a lavorare morio. Perciò, e praticamente però gli faceva è fregata a lavorare o compare. E ognuno ci disse ragione a gli fa. E se ne tornano tornando a casa. Io fa camminava avanti tutto contento, dice come un freddo è per fisso, o compare, che io se sentì aspetta, io pigliavo per fisso. O vediamo, un compare giustamente, voi immaginate, cioè, visto a cavurare che c'era lasciato il sonero, lo sonanno, era lasciato il suo padre era da rino. Perciò, buffirate, chi lui era tutto allegro, io compare che giustamente era ungiato. Insomma, a un punto, compare, non ne porta ciò, visto che non c'era nulla per avere pigliaccia di allevere a regione che ci fece fare di gira. A Dio fa, e la testa tutta che ci furriava. Dio fa, perciò, tutta questa testa che ci furriava. Dice, come compare, ma non c'è questa cosa? Che sta una cosa? Ora, la venire in 2 euro, c'è attorno, poi faccio per io. Che me ne sono? E signor giudice, che avrei il suo compare, che lei ce ne sa ragione, mi rese un pulone che mi fece fare il giro la testa ancora tutta come furria. Signor giudice, voglio giustizia. Oh, io dice, lei dice, ce ne sa un pulone, ci sei. Dice, allora, dice, Dio fa, dice, un pulone, zotto. Ma come, signor giudice, zotto? Un pulone richiesto che ancora mi gira la testa, che non so se stasera posso rompere, zotto. Dio fa. La legge è scritta e stampata, dice Don Bolone Zotto, perciò basta, silenzio, io ci sogno io, come hanno io. Io ma signor giudice, ma com'è possibile che io sogno per andare all'ospedale che ha questa testa? Silenzio, la legge è scritta e stampata, dice Don Bolone Zotto, basta, signor compare, lei ci andare Zotto, andiamo a fare. Un compare dice va bene, dice io Zotto però che annullare, dice aspettate, dice vai a casa, voglio appigliare o botte. E se ne,
E se ne gli ho fatto restare, no, io ho ricevuto la via con Mattia, faccio, gli ho fatto, no, ogni tanto gli ho fatto, ma se ne ho aggiunto, gli ho fatto, non so, silenzio! All'inizio stampata e scritta, Don Bologna, non so, silenzio. Gli ho fatto mentre aspettava che non veniva, mentre si faceva manzone, passava manzone che non veniva, mentre gli faccio, cominciava a bere la fame, si mangiava, che pezzo aspettare qua, se ne ho aggiunto, silenzio! Don Bologna, non so, pischino. Insomma, ad un certo punto gli ho fatto, se sentiamo, mentre con io c'era votato, se so sì, c'è ti addonando un pulone preciso come anche non lo compare, che ci fece fare tre giri, oh Iurice, che ci voleva dire, oh Iurice, fai disgraziato, come ti permette, e campano, il carabiniere, arrestatelo, che sto un delinquente, ha cominciato, portatelo in galera, no, signor giudice. All'inizio stampate e scritte dicendo Don Bologna in sotto, perciò c'è Don Bologna in sotto. Anzi, signor giudice, siccome io me ne so dire a casa, ci aspetta lei a compare, o sotto che manderà a mia, subito a lei, e così si chiama la pace. E se io. E ci vediamo per fissare magari io. Ora ce n'è un altro. Io fa, io ammassaro. Io fa, finalmente, avevo trovato un travaglio da ammassaro. Sto massaro si sentiva, aspetto, si sentiva. Dice, va bene, osso mio, dice tu, ora vieni qua. Ora, io siccome era aspetto, ci piaceva fare scommessa. Dice, facciamo una scommessa, a Dio fa. Dice, cosa mangia con uovo, cosa mangia ciuppane, vince. Se vince tu ti tieni qua con me per un anno e poi fare quello che vuoi. Dice, voglio fare, dice, va bene. E allora ho passato, ci reso l'uovo. E ci portavo il pane e gli ho fatto fagia. Il pane, o vero l'uovo, pane, vero l'uovo, pane, taglia l'uovo e mangiava pane, pane, taglia l'uovo e mangiava pane, ma non che mangiava pane, pane, si mangiava il primo, il secondo, il terzo, si mangiava una fornata di pane, e ho passato a parlare sempre un'altra fornata di pane, e sempre con lo stesso uovo, pane, taglia l'uovo e mangiava pane, taglia l'uovo e mangiava pane, e si calava una fornata, tre fornate di pane. O massaro dalle aree, cioè io non sa farava, e ci vengo a stare scommessa. O massaro però dice, questo brutto mi mese rinja qua, ora questo per un anno, ci vediamo se mi posso trovare romienza, dice uno che mangia così, dice qua, come faccio. E allora che pensavo? Dice, ora un anno, quei porci dove c'erano un giaco, un anno non do l'orto lo giaco, così un giaco che lo piglia, se lo mangia, se lo leva romienza. E allora devo fare, cioè, portare i porci dall'orto del drago a pascere. Dice va bene, io fare, sapevo un drago che era pericoloso. Dice va bene, dice, ma voglio che mi tagliare una poco di uova e una bella pezza di tomaccio. E che non ce ne sono origine, era uova, ci sai. Dice no, ci sai, vendi uova, vendi uova. Era bella pezza di tomaccio. E partivo. Partivo quei porci. E allora andò all'orto ro giaco. E fece trasero, andò all'orto i porci che mangiavano. Un giaco quando mette i porci lo gli fanno all'orto. Sarro con Dio tutto infuriato, che se voleva lavare la mensa. Gli fa appena lo mette a lontano. Ci si ferma! Non ti muovere, non ti avvicinare, perché io, che prevede Dio, che vedi sta peggia. Pigliavo l'uovo, vedi sta peggia. Io assingio che ci faccio nessuno lo sculo, se tu ti avvicini, ti assingio la testa che ti faccio nessuno lo sculo, ma grazie. E torna che mi diamo l'ova, sta fermo che io vedo come tu si gioca. Un giaco lontano, avanzava a scandare, signor Cristo, e che non vediamo l'ova, stai per avvicinare che ti stringe la testa, che ti faccio leggere, o succura la testa, come faccio leggere qua, ripeto. Un giaco vediamo una peggia mentre stringeva, non ci sia niente, signor Cristo, avanzava. Insomma, tanto commento in genere, però cominciava a scandare, e cominciava a avvicinare se c'è piano. Io fa, fermo! Quindi ho tomato, vedi tutto, sta peggio a condannare, vedi come vuoi tutta a scrivenire, se ti avvicini ti scrivenni la testa come la peggio. Oh, già così scandavo per davvero. Dice, c'è chi sto, dice, che per davvero ci ho fatto le mie, ci mi dico come ho fatto per compare. Dice, no, no, dice, mi scherzo, sento gentile, se mi ci faceva sorriso. Dice, no, no, ci facciamo amici. Va bene, adesso mi sono amici. E cominciare a fare che non c'erano i porci, a fare quello che avevano da fare. Mentre arrivavo, l'ora verso mangiare, a manzonno, o drago dice, compare, e cioè, non erano compare, dice, compare, dice, ho pigliato la manata di frasca in dovosco, che così mettiamo la pignata per fare un luce.
Gli fa, sì, subito, l'avete portato una zappa con un'accetta. E dice, che ne fa una zappa con un'accetta? Per pigliare una manata di fresca. Cioè, no, no, e dice, compare, dice che potremmo ogni volta ir in due osco e portare i freschi a casa. E io con la zappa e con l'accetta, io scippo osco, porto qua, così si muove io, mi comodo, comodo. Il drago dice, questo è pazzo, dice, ma, dice, va bene, ma ci vai io. E ti appendiamo i freschi io. Poi dice, compare, un po' d'anni fa, si avviene a guardare, dice, ho pigliato l'acqua, che ho un puzzo che mi metterà la pignata, ci vuole l'acqua. Ah, sì, subito, portatemi un pecore. E c'è che fare con il pecore? Che dice che potremmo ir ogni volta avanti e indietro a pigliare l'acqua, che io scippo un puzzo e lo porto qua. Il drago dice, vabbè, va, ho capito, ci vuole io a pigliare l'acqua, e c'è a pigliare l'acqua. Mi sarà la pignata. E che dobbiamo adesso acqua? Dice, no, no, devo fare tutto, tutto. E andiamo alla pasta. E c'è la pasta che non aveva, lo sacco qua la pasta. E c'è questa, ci stavamo abbiando, insomma, una certa quantità, normale. Dice, no, no, devo fare, c'è, compare, andiamo a mangiare, che fa, ma testare. Ci fece abbiare tutto un sacco la pasta. E sa quanto che la erano. E c'è, basta, così sta pasta. E si misero a mangiare, si misero. Se misero a mangiare, io fa che fece? Aveva un sacco, sono messo a casa un bocciato. E che faceva? Una cucciolata si mangiava e una cucciolata abbiamo andato a sacco. Una cucciolata si mangiava e una cucciolata abbiamo andato a sacco. Un drago mischino, che non aggiungeva, che poteva fare la fiora che c'era, ci scasso richino, e mangiava invece che non tutto cosa. Mangiava, mangiava con tutta questa panza, la pasta che sentiva la panza. Gli fa sempre una cucciolata e noi abbiamo andato a sacco. E allora, basta. Avviene, finirono a mangiare, poi mentre c'erano i porci a fare quello che erano a fare, arrivò un momento che gli fanno a dire, mentre i porci si erano ammiscati, e cioè non si capiva qual erano, che loro drago e che loro gli fanno. E un drago dice, Maria, dice, compare, dice, ma quello sono i vostri porci? Compare, non vi preoccupate, i porci sono quelli che hanno buttato sotto la cura. Ah, dice, va bene. E allora si misero un dovaro per far nascere i porci, man mano che poi uscia, io faccio, spingi ancora, e volesse, questo è opportuno, questo è mio. Attorno all'altro ci spingi ancora, questo è opportuno, questo è mio. Ci spingi ancora, questo è opportuno, questo è mio. Conclusione, tutti avevano opportuno sotto ancora, e quindi erano tutti gli fa. Un drago, mischino, dice, mentre giusto, e c'avevo buttoso, e i suoi sono che ho buttoso. Mischino era, come si dire, c'ho un ben saluto che posso fare. Sul momento, e gli ho fatto, qui porci, e non restavo. Ma mentre ci pensavo, buono, dice, ma Terenzi, sto disgraziato, ci mi pigliavo per fissa, ci mi rubavo i porci, dice, che posso dire che... Io non cominciavo a sucutare la pista. Nel frattempo, gli ho fatto che io avanti, e cominciavo a pecorare. Dice, ci rispiavo per curare, dice, capite fame? Dice, che non mi schieno, dice, ha fame, grazie a Dio, non mi manca mai. Dice, allora, dice, volete mangiare? L'avete un cotiero? Dice, se, che non ce n'è su cotiero, io faccio come per tagliare la panza, tagliavo un sacco, e ci scio tutta la pasta, c'era una bella timba, e ci ha messo, dice, questa ve la regalo, e partivo, c'è un lieto a camminare. Un drago ci ha cominciato a dire a pista, ma mischino, con tutta la panza che si è aggiunto le pasta, camminava stentatamente, ci veniva da dire, c'è un succo da radio fa. E allora poi mentre incontravo a pecorare, dice, che ha visto un picciotto così, così, quei porci? Dice, se passavo un'ora, anzi, dice, per l'appunto, dice, se tagliava la panza e me lasciavo questa pasta. Un drago diceva, stasera, dice, perché io non mi avvio a camminare, che non si spaccava la panza, cammina c'è un legno. Dice, la vita è ancora un cotiero, dice, se, un ratambino, e magari se tagliava la panza per correre c'è un legno. E correva c'è un legno, ma se ne è all'altro mondo, se ne è. E io fa, libero e tranquillo, se ne è qui, poi. Poi mi ha incontrato, cosa? Macellaio. Un macellaio ci ha domandato, dice, che faccio, volete vendere queste porci? Dice, se, tutto. Dice, però... Vado ad andare a Orice e a Agora. O macellaio, va bene, facciamo un patto, facciamo un patto. Ci resi i soldi, e poi ci vado ad andare a Orice, e che ci tagliava a Orice e a Agora, e si buttava i poci, o macellaio. E io, i soldi, da sacchetta, e ste cure, che fece? C'era un bandano, che era proprio gino di fango. E allora che fece? Ci mise i Orice e a Agora, i Orice e a Agora, i Orice e a Agora. E poi io, queste poci, che i poci erano avvolati a mezzo a fango. E cominciavo a dettare voce. Passaro, passaro, corrido, corrido. E che non corrio. E dice, i poci morire, ci sono avvolati in giro a fango. E dice, tiramolo, un passaro, tira ancora, e ci arrestava ancora. Tira Orice e ci arrestava ancora. E allora, io fa, subito vai a casa, piglia la zapparanna e la zappannica.
e portalo a capo, perché dice così, vediamo se possiamo salvare i bocci, o massare. E che non corre da c'era la massara. E ce ne dice, ma da dare prima la ranna e poi annica. A passare via un figlio di femmina, capire, dice, ma come prima la ranna e poi annica? Dice, no, muore su massara. Chi è sta oggi? Dice, ma chi c'è andare prima la ranna e poi annica? Se, ragazzi, prima la ranna e poi annica. E mi scrive, ce ne prima la figlia ranna e poi la figlia annica. Poi si arrecognò a massara. Dice, vedi, mettere questo fatto. Dice, caro, dice, capitamo male. Dice, questo, andiamo all'ora, romenza, perché proprio non è cosa. Dice, allora, un massaggio, dice, siete, figlio mio, dice, tu, vedi, ti lasciate, ci te la puoi dire. Ah, no. I patto su patto, fece mai scommessa, io ho scommessa la vince, io, per anno, un patto è patto, stai qua. A massimo, se proprio volete, dice, me lo posso dire, se sento che andare un cucco e la cucca, un cucco è il gufo, è la gufa. Se sento cantare un cucco a gufo, me lo vai. Ma se no, per anno sono qua, ha scommesso la vince. O massare la sera, sa ragionare con la moglie, dice, facciamo così. E che fece? Se nero, una si mise a passare nella maccia, o massare si mise nell'altra maccia, e si mise a fare come fa un cucco. Dottore, chi la fece la prima a passare la cucca? Io fai, pigliate la scopetta, e i cucchi quando cantano porta sfortuna, e ci sparano. E se lavora mezzo. Poi se cantare o cucco che era massare, ci sparava e se lavora mezzo. Conclusione, Dio fa, caparia Dio fa, e mezzo a chi che si sentiva un aspetto, alla fine Dio fa, faccio aspettare chi è l'altro. Grazie Ciccio della tua grande bravura che metti a disposizione della cultura ragusana in particolare. Ma insomma, hai accontentato la richiesta che ti hanno fatto? Ma e soprattutto, ci tenevo, sì, prego. Ci tenevo che in effetti queste nel racconto sono, io sono sempre convinto, ma è così, ma non solo io, i conti sono pagine di letteratura che raccontano sicuramente, la vita. Sicuramente. Ora, poi ovviamente nel racconto è un po' esagerato, no? Però nei fatti, Quante volte capita nella vita che accorge chi che parla? Ora, per esempio, a me mi è capitato, la chiudiamo, c'è, anzi, io lo comunichiamo a tutti, c'è la cosiddetta banda come si chiama? Un specchietto retrovisore. Ah, sì. Non so se vi è capitato. Tu capisci, come mai? Chi non ti abbia una pezza, mi rompisci una cosa, capisci? Sì. E se tu non stai attento, quindi, è poco un esatto. Non è che è tanto lontano. Ma devo dire, effettivamente, come hai detto tu, ma sto io fa tutto sommato, che tutto arriviamo perché conosciamo un po' tutte le storie, anche se qualche racconto che tu hai raccontato è in un certo senso anche nuovo, ma non era tanto Dio fa, cioè, ma sotto era una persona, aspetta. Dio fa, ci sono varie, che poi fa parte anche della cultura del Mediterraneo, anche nei paesi del Nord Africa. Ci sono, e c'è quando è scemonito, quando invece... A convenienza. È una persona normale che si barcamena, anche questo racconto, perché bene, che nella vita bisogna barcamenarsi. Sì. Ci sono quelli che si sentono spette. Come si giudiva l'ambara a ciangere, grazie ancora. Grazie Ciccio, alla prossima puntata. Grazie Ciccio. È arrivato il momento del brano tanto atteso di Pippo Cerruto unitamente al maestro Enzo Trigili. Pippo suona la chitarra, Enzo accompagna. Il brano si chiama Begin Lagunare. A voi Pippo Cerruto ed Enzo Trigili.
Allora ringraziamo ancora una volta Pippo e ho il piacere sia a Pippo che a Enzo di stringere la mano per la loro bravura. E ho avuto anche un incarico da parte dei telespettatori. Ma da far... No, no, non tanto parlare. Dovete farmi una cortesia, atterrire le cioppicolina, atterrire le cioppicolina. Perché ririte troppo, niente, diciamo, ma una trasmissione di una certa cultura e sempre rirono. Basta. Mm. Nella bocca di sì, e non arrivate a ciò, per favore, va bene? Grazie Puppuzzo, ancora e grazie. Va bene, dopo questo avviso molto forte possiamo continuare. Ci accompagnerà ora per le ultime quattro poesie Pippo Cerruto alla pianola come sottofondo musicale. E apriamo questa seconda quaterna, diciamo, di poesie ultime con una dolcissima e bellissima poesia, che anche questa è stata musicata a suo tempo da Enzo Trigili, Serenata a Chiara. È una poesia scritta da una poetessa ragusana molto brava pure lei, Giovanna Piranio. Questa poesia si chiama Serenata a Chiara, una dolcissima poesia d'amore, dedicata a tutte innamorate, quindi a nulla. Amore mio, bianca e delicata, a luna ti talia tutta nottata, mi pare un ciure ne cuzza zuccarata, di gessomino profuma tutta asciata. Saucuzza, fammi la vasare, sopra o macore tu ti puoi riposare. Quando ti viro mi sento addomato, ti voglio bene e non faccio peccato. Ogni mondica dell'amore mio, arricuogliela, arricuogliela, è razza di Dio. Io sogno una maccia che ti vuole rare, frisco e reparo, se te lasse amare. Saucuzza, fammi la vasare, sopra mio cuore tu ti puoi riposare. Quando ti viro mi sento addomato, ti voglio bene e non faccio peccato. Grazie anche alla poetessa Giovanna Piranio per questa dolcissima e breve poesia d'amore. Ora c'è la poesia un po', diciamo, comica. Questo è uno dei migliori poeti al mondo dialettale. Questo poeta, che io stimo da morire, si chiama Mario Tummeno, che praticamente sogno io. Se non mi faccio io complimenti, cosa fa? Allora, precisiamo subito che io non sogno poeta per niente. Ripeto, per niente. Forse, forse, qualche poesia la so leggere. Ma chi sta, ma voglio leggere perché è una delle poche cose che ho scritto. È dedicata all'euro. Tant'è vero che ci mise come titolo Abbeda l'ira rina vota. Buttana idu quei che sommentavo l'euro. Si poteva fare i cavoli suoi, regina tutti che caccia su tanto all'euro. Tutti ne avessimo passato minginuta e invece si trasformavo in una spremuta che ne fece diventare tutte senza denaro. Quant'era bella l'ira di una volta che valia un tesoro prezioso. Invece con l'euro ne riducemmo un tesoro fetuso. Perché una volta uno stipendio si aggirava di rumegliona e una famiglia poteva campare. Oggi con 1.000 euro non si arriva manco a metà mese e non si possono fare le spese, perché queste sorde non malano niente, anzi ci piccano niente, ma da credere potremmo morire. Le anni fa ne arrestava qualche soldo, a fine mese si poteva campare. Oggi con l'euro non solo non arresta niente, ma non riducemmo a fare a fine le pezzette. Solo Signoruzzo ne può fare un miracolo,
fare scomparre l'euro e fare tornare la nostra bella lira, la nostra bella lira. E a così solo non acciampamo di sicuro dopo. Scusate, è così. Passiamo alla poesia vera e propria, alle grandi poesie, hanno queste storielline, e veramente qua lo possiamo dire di un grandissimo poeta che stimo da morire, e dal titolo Romane Tocunto. Per questa poesia mi avvalgo della collaborazione di Marinella. È una poesia che proprio si adatta per la trasmissione, che, come dice Ciccio in molti suoi racconti, i nonni si sentivano dire le nipotiere, una volta, ora c'è no, ma purtroppo, una volta sì. Nonno, ma conto un altro conto, ma che bello, magari che c'è te conto si faceva scantare picca picca, conto a mille un altro conto. Ascoltate, Romane, to conto. Quando era Nicareda, mi incantava a sentire i conti che la nanna mi contava. Non volia manco nascere, che a sfranza rascutare conti e storielle nuove. Oh, che sciauro di carne umana, so da giovo mammucco sano. Venite nelle vosche e le marine e portate le nasche cinicini. E come lo curuzzo mi abbattia quando ste cose ci sentia contare. Quando la mamma draia e l'orco sciallarato per fare nel muccone i piccerini s'aveva ingagliato. Nanna, ma che si mangiava, era vero? Ah, nanna, mi abbrazzava, caucca e risolente, e stringendomi il no pietto mi regia. Non ti scantare, gioia mia innocente, non ti scantare. Ci sogno io con te, a tia, non ti succede niente. Nanna, ma che mo conti in altro conto? Ti odio, signor Stanca, figlia mia. Vediamo stanotte se ci penso. E domani tuo conto, un altro conto. Grazie, e tuo conto per davvero, Romana mia, perché sei brava, molto brava, grazie. Oh, Marinella, se io, ma fosse l'amico che arrestava, perché ci sei di nuovo tu per la poesia finale. Eccomi. Di Paolino, dal titolo A com'è cacciucco bue non nappa biento. È la storia di una persona che si lamenta nei confronti di una vicina che ci regia tutti i cornaro paese, e chi tu è con nudo, e chi tu è così, e chi tu fici che buona ciò. A com'è cacciucco bue non nappa ciò abbiento. A com'è cacciucco bue non nappa ciò abbiento. E non mi rate il rezzetto né notte e né giorno. Volta, gira e furria, siete sempre attorno a contarmi tutti i cornaro paese. Per tutti poi avete sempre una scusa, siete come una cataprase malenosa. Ma come me la vuoi dire, donna mia? Caristicata mia, non mi importa niente. Ma è possibile che esitti mattina state già a forficiare la gente? C'è tosto, ma marito è in doglie care e non molle vicino di casa Piere Piere quando la notte fa l'estraordinario. Se fosse un asciu posto, suora mia, ci stavissi più attenta a mo marito e a notte mo tenissi il no marietto. A me ci rimannallo sciate sciate senza sapere un cilucio pelo. Ma què chiedo che per guadagnare qualche soldo su pierce in da semana accatta per dire a sinna a travagliare smalto per l'ugna, rossietto e la sottana con una bottiglia di acqua di colonia. Ma che mi state dicendo, donna mia, che mi stanno spontando un paro di corna? E che non me ne hai donato anzi mastura, anche se mi talio non speccio tutti i orni. Se su corna, su arumia non lo saccio. Certo, che di rubo un muna, che ci avete, non mi parano le prime a chitto, rubo un dice di sfuoco rilastate. Grazie. E con questa bella poesia abbiamo
concluso la 8ª puntata di Becanto, Becunto e Bel Racconto. E come sempre finiamo con un brano musicale composto dal maestro Enzo Trigili dal titolo Walzer Allegro. Io vi do l'appuntamento per la 9ª puntata, che poi sarebbe la penultima perché finiremo il 4 di maggio, mi sembra, non ricordo bene la data, per poi riprendere dopo l'estate. Quindi a voi il brano finale dell'8ª puntata del maestro Enzo Trigili, Walzer Allegro, e un arrivederci per la 9ª puntata. Grazie ancora.